Siamo al Franciacorta Karting Track e questo sarà il mio primo weekend di gara in 125. Già da un po' ho cambiato categorie e finalmente siamo pronti per l'esordio in una gara ufficiale. Il format del weekend è molto semplice: al sabato ci sono le prove libere, alla domenica warm up, qualifica e poi le due gare. Questo weekend il programma è piuttosto compresso, infatti insieme a me girano diverse altre categorie e questa può essere una grande occasione per fare esperienza con altri piloti che questa categoria la corrono da anni. Sono sicuro che questo sarà solo un primo grande tassello per puntare a fare sempre meglio e cercare di andare sempre più forte acquisendo esperienza. Una delle incognite però sarà un meteo molto incerto e il rischio pioggia sarà sempre presente durante tutto il weekend. Ma andiamo con ordine. Il sabato è andato piuttosto bene, abbiamo provato diverse modifiche tra assetto, rapporti, motore, freni e carico di benzina. Le gomme obbligatorie per questo campionato invece non sono le mie preferite, ma mi sono adattato velocemente. Inoltre, non a caso vi ho detto che il meteo sarebbe stato instabile, infatti una sessione del sabato l'abbiamo fatta con l'asfalto umido e con piccole gocce di pioggia che cadevano sul tracciato, quasi come una minaccia per il giorno successivo. Signor Team Principal, come sta andando questa giornata? Giornata strana, umido, un gran caldo, adesso due gocce di pioggia. Domani saremo a vedere. Sì, convincente, un messaggio, tipo iscrivetevi al canale, non lo so. Iscrivetevi al canale. Domenica, il race day per eccellenza, siamo finalmente pronti. La pressione c'è, ma va arginata perché oggi ogni singola mossa sarà determinante. Oggi bisogna spingere. E dopo una breve sessione di warm up siamo pronti per andare in qualifica. Gomma nuova, nuovo musetto e minimo carico di benzina. Ci siamo! Come dicevo, oggi ci sono diverse categorie fuse insieme, alcune anche con dei kart più veloci del mio e ovviamente le classifiche saranno separate, ma l'importante non è questo. L'importante è cercare di dare il massimo in questa prima qualifica in 125. Ora giù il volume della musica, su il sound dei motori! È passato qualche giro, sono pronto per il mio giro tirato. Andiamo a lanciarci tra poco sul lungo rettilineo di partenza dove il motore viene tirato oltre i 15.000 giri. Mi abbasso per sembrare un attimino più aerodinamico. Arriviamo decisi alla staccata di curva 1, si stacca forte sfruttando anche il cordolo in esterno. Giù verso curva 2 che si fa in pieno. Andiamo giù verso curva 3, si stacca forte. Poi si cerca di riaccelerare il prima possibile senza mancare il punto di corda. Su in salita verso curva 4 dove si tiene aperto il gas combattendo contro forza G e sovrasterzo. La 5 in discesa dove si porta dentro tanta velocità con gomma nuova. La 6 a mio avviso una delle più difficili, bisogna essere abbastanza precisi ma allo stesso tempo bisogna uscire veloci perché la 7 si fa in pieno su verso il tornantino in salita. Una preghiera a San Primo prima della staccata. Si frena, si inserisce cercando di essere precisi. Non lo sono stato moltissimo, ma fa niente. Ora è piede fino all'asfalto per concludere questo giro. Mamma mia, che qualifica, che qualifica, veramente tirata fino all'ultimo. Ma nonostante tutto sono contento, sono riuscito a portarmi a casa un quinto posto su 10 nella mia categoria, nonché una 14esima su 20 nella classifica generale, ma ripeto, quella fa poco testo. Ma tutto questo ci interessa relativamente perché ora c'è gara 1 da affrontare. 12 giri, partenza lanciata e 20 kart in pista. Può ufficialmente succedere di tutto. Eccoci qua, tra poco verrà sventolata la bandiera verde, potremo partire, eccola là in fondo. Io aspetto sempre qualche secondo a partire perché il mio motore è a presa diretta, quindi va messo in moto a spinta e mi serve spazio. Aia, sembra non partire. Vai. Ti prego, non mi abbandonare proprio ora, sei andato bene per un weekend intero, vai. No! Sto perdendo una quantità di tempo assurda, non so neanche se riuscirò a rischiararmi nella mia posizione. Aiuto, che incubo! Ok, per fortuna adesso è ripartito, cerchiamo di andare a prendere il gruppo. Sono nell'ultimo settore e il gruppo è già sul rettilineo, ciò significa che probabilmente partiremo ultimi, non lo so, sono davvero in difficoltà.
Aspetta, ma il semaforo è rosso? Oddio, c'è un kart in mezzo alla pista! Probabilmente ha avuto problemi, hanno dovuto abortire la procedura di partenza. Ciò significa che c'è un'altra possibilità di schierarsi. Questa si chiama veramente fortuna. Andiamo a riprendere il gruppo. Gruppo ripreso, ora senza toccarmi con nessuno. Devo riprendere la mia posizione che è appena più avanti di qui. Vi prego, spostatevi. Ah, sto prendendo tutto lo sporco. Le gomme non saranno sicuramente felici di questo. Però almeno mi sono rischierato correttamente e sono pronto per partire. Confermo, le gomme non sono caldissime, ma devo cercare di fare un'ottima partenza, perché poi non so se avrò il ritmo per stare qui con loro. Per cui più ne passo adesso, meglio è. Dobbiamo stare nelle corsie finché non si spengono i semafori. Via, siamo partiti. Partenza davvero ottima, ho già preso una posizione. Qui posso infilarmi in interno e porto a casa un altro sorpasso. Però devo difendermi, è ancora leggermente affiancato. Devo difendermi. No, 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 non ci posso credere. Non ci posso credere. Vi prego, ditemi che è uno scherzo. Io non... Cosa diavolo è appena successo? Ho appena buttato via una gara, non ci credo. Ah, gomma fredda! È ormai andata, anche ripartire non avrebbe senso. Ritiriamoci e risparmiamo gomma per gara 2. Per quanto fossi incazzato con me stesso e amareggiato per quello che era appena successo, mentre aspettavo il termine della gara ho iniziato a pensare cosa fosse successo in quel momento in pista. L'errore parte da qui. Passo quel kart sulla sinistra e faccio curva 1. In questo momento con la coda dell'occhio vedo che lui con un pezzo di kart è ancora affiancato sulla mia sinistra, quindi mi metto in allarme, capisco che devo difendere. La telecamera non riesce ad inquadrarlo, ma vi assicuro che era lì. Prima di curva 2 riesco a mettermi leggermente davanti e chiudo la curva. Nonostante ciò avevo chiuso molto e in uscita mi sono ritrovato in una traiettoria che non era quella ideale, ma quella più sporca, con meno grip. E nell'attimo in cui mi sono girato per vedere dove fosse, mi si è chiuso davanti, volante a pacco, e non c'è stato più nulla da fare. E meno male che io non ho colpito nessuno girandomi e che nessuno ha colpito me. Perché sì, dopo l'incidente ero dolorante, ma direi che mi è andata molto, molto di lusso. Fidatevi. E quindi nulla, così facendo ho vinto un giro di pista nel retro del carro attrezzi. Non è sicuramente quello che speravo, ma non perdiamoci d'animo. Ho ancora una gara davanti a me. Insieme alla squadra abbiamo parlato e abbiamo analizzato la situazione. Sono un po' più tranquillo e sono pronto per andare in gara 2. Il cielo è nuvoloso e potrebbe piovere, ma sai che c'è? Non abbiamo praticamente nulla da perdere. Partiamo 18esimi perché un pilota non prenderà parte alla gara, mentre un altro, se vi ricordate, si è fermato nel giro di ricognizione. Ho davanti a me 15 giri che su questo kart sono molto pesanti e dovrò essere sempre al 100%. Ci siamo, il motore acceso, possiamo partire per questo giro di formazione. Scatteremo dall'ultima fila e l'obiettivo sarà quello di prendere più posizioni possibili, evitando possibili guai o contatti. Cerchiamo di scaldare anche violentemente le gomme in modo da far salire la temperatura prima di compattarci, dove inevitabilmente la temperatura crollerà. Se il video ti sta piacendo ti ricordo di lasciare like e di iscriverti al canale attivando la campanella in modo da rimanere aggiornato su ogni nuovo video. Andiamo ad affrontare piano tutti insieme l'ultima curva che dovremmo percorrere altre 15 volte in questa gara. E qui è fondamentale dare lo strappo non appena si spengono i semafori. Si spengono in questo momento, è ufficialmente partita gara 2. Mamma che partenza, abbiamo preso subito tantissime posizioni. Percorriamo affiancati curva 1. Ora lui è di nuovo davanti. Allora ci possiamo provare in curva 3. Devo cercare di tirare la staccata. Ma attenzione che le gomme sono fredde. Mamma mia che rischio. Vediamo se qualcuno dietro cerca di approfittarne. Passare qui è difficile. Ho dovuto alzare qui. Posso provare a restituirglielo qui. Wow, mamma mia. Che primo giro da cardiopalma. Sta succedendo di tutto. È passato un giro, il gruppo si è un po' più sgranato, si è stabilizzato. Vediamo se ne abbiamo per stare con loro, se no dovrò fare una gara totalmente differente. Oh, è uscito qualcuno lì davanti. Incredibile, lì davanti non si stanno risparmiando per nulla. Intanto abbiamo guadagnato altre 2 posizioni. È passato qualche giro e sto incrementando sempre di più il mio ritmo. Però devo fare attenzione perché dietro di me si sta formando un altro gruppetto e pian piano si stanno avvicinando sempre di più. Non posso permettermi errori. Peraltro, pochi giri fa il pilota di un'altra categoria si è ritirato e quindi ho guadagnato un'altra posizione. Ora calma e sangue freddo, continuiamo questa gara.
sto cominciando a sentire la stanchezza, un weekend di gara è parecchio pesante e in più 15 giri con 3 kart in avvicinamento alle tue spalle sono interminabili su questo kart. Il gruppo dietro di me è ufficialmente arrivato, devo tirare fuori tutto quello che mi è rimasto per questi ultimi 2 giri di gara. Ed eccoci qui, sta per iniziare l'ultimo giro di gara. Ora sul rettilineo soffrirò perché loro hanno la mia scia. Sarà fondamentale uscire bene da curva 1 per portare più velocità possibile nel tratto tra curva 2 e 3. Eccoci qui alla staccata, nessuno prova l'attacco. Potremmo forse avercela fatta, non voglio parlare prima del tempo. Ultimo settore, l'ultima staccata complicata sarà quella là in fondo del tornantino. Cercherò allora di staccare forte, ma attenzione a non esagerare. Vediamo se riusciamo a pizzicare la corda, eccola lì. Adesso è piede fino all'asfalto, fino alla bandiera scacchi, eccola lì che sventola. Signori miei, ce l'abbiamo fatta. Ho in qualche modo rimediato ad un weekend che sembrava praticamente finito in gara 1. Mamma mia, che gara, che weekend, ho provato davvero tantissime emozioni diverse. Dopo l'incidente in gara 1 sembrava tutto finito, ma con una buona partenza e una gestione costante in gara 2 mi sono rifatto, prendendomi un 5° posto su 10 nella mia categoria e un 12° su 20 in quella generale. Il meteo era davvero instabile, infatti subito dopo la mia gara ha iniziato a piovere. Per fortuna la mia gara era già finita quando ha iniziato. Ringrazio la squadra per l'immenso lavoro di questo weekend. Gran parte del merito va a loro. Ok, non abbiamo vinto né abbiamo fatto podio, ma possiamo comunque essere contenti e festeggiare un po' insieme. Poi qui il tempo cede, qualche goccia scappa. Il weekend è andato bene, per cui possiamo fare così. Gli ultimi saranno i primi. Vai, metti il dito. No, wait, 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 wait. Ai meccanici! Sì, c'è me, c'è me!